La terza delle 6C è costituita dall'analisi delle conseguenze e delle alternative. Bandire la produzione e la circolazione delle auto ha due conseguenze: la necessità di trovare un'alternativa altrettanto efficiente sul piano del trasporto, la riduzione significativa delle emissioni di CO2. Se le auto rimangono, viene meno la necessità di un'alternativa, ma resta il problema dell'inquinamento. Mettiamo a confronto i due scenari, procediamo cioè alla comparazione. Qual è l'alternativa migliore e più probabile e perché? Prendiamo ora in considerazione la quarta delle 6C, i concetti o principi fondamentali alla base della posizione che assumeremo rispetto alla mozione. Per chi è a favore, cioè per la squadra di governo, essi sono due: la difesa dell'ambiente per le generazioni future e la maggiore sostenibilità ambientale del trasporto pubblico. Per chi si oppone, cioè per la squadra dell'opposizione, i principi base potrebbero essere il diritto alla mobilità individuale e la necessità di garantire l'occupazione, il diritto al lavoro. Dall'analisi dei principi alla base della posizione assunta dalle due squadre emergono anche i punti di scontro, la quinta delle 6C. Da una parte la priorità della difesa dell'ambiente, dall'altra il diritto alla mobilità individuale e la difesa del lavoro. L'ultima C riguarda i contenuti, cioè gli argomenti che dovrebbero emergere dall'analisi condotta fin qui e che la squadra dovrà adottare a supporto della propria posizione. Per la squadra proponente o di governo potrebbero essere tre: la priorità della difesa dell'ambiente, che rende necessaria un'azione così radicale, il trasporto pubblico come alternativa alla mobilità individuale, i vantaggi per i singoli in termini sanitari e urbanistici.